Un roster profondo con un'ulteriore opzione, la quattordicesima, già nota, eppure al tempo stesso new entry. La molisana Magnolia Campobasso abbraccia nuovamente la guardia statunitense Camille Giardina. La macchina da canestri a stelle e strisce nella passata stagione aveva iniziato ad allenarsi col gruppo, ma le problematiche per l'acquisizione del passaporto portarono la stessa giocatrice a ritornare in America a novembre. Ora, risolta la situazione, l'esterna di Sarasota torna ad abbracciare l'universo rossoblù in una regione, il Molise, da cui sono partiti i suoi antenati, nello specifico da San Martino in Pensilis. Giardina, nel college basket americano della NCAA, è stato un vero e proprio astro, tanto da essere inserita nella Hall of Fame e vedere il suo numero, il 22, ritirato. Per lei, nella carriera universitaria, ben 1939 punti messi a segno, con una media di quasi 20 punti a partita. Quarta nella storia del suo ateneo, quello della California del Sud, in cui è laureata in pubblicità e pubbliche relazioni. Oltre che il titolo di miglior giocatrice della propria divisione e l'inserimento nel quintetto ideale All-America. Giardina va a completare un reparto delle esterne che ha otto elementi: la connazionale Julie Vojta, l'equatoriana Blanca Quiñones e ancora le italiane Valentina Bonasia, Sofia Marangoni, Elisa Mancinelli, Giorgia Amatori ed Alessandra Falbo. Sei invece le interne dell'organico: la belga Chiara Linskens, l'americana di passaporto italiano come Giardina, Samantha Starello, l'argentina Carolina Sanchez, la macedone Matea Nikolic e le azzurre Emilia Bove ed Ashley Gvo, quest'ultima elemento di origine nigeriana.